Allora, cominciamo. Professore De Freddi, il silenzio ha un analogo in matematica? Silenzio ha un analogo dovunque, credo, perché in fisica, ad esempio, l'analogo del silenzio sarebbe il vuoto. In matematica l'analogo del silenzio è lo zero, ciò che non c'è, la rappresentazione, la mancanza del numero, diciamo. Quindi sicuramente c'è la stessa cosa che poi in filosofia, il non essere, sono tutti aspetti, credo, di una stessa realtà, che è la realtà appunto dello zero. E lei nella sua attività di studioso, nella sua attività scientifica e nella sua esistenza in generale, che funzione ha il silenzio per lei? Il silenzio è fondamentale nell'attività del matematico perché questo genere di frastuono che circonda la nostra società è il modo peggiore per avvicinarsi al pensiero in generale, a quello matematico, speculativo, scientifico dall'altro. Quindi per poter fare matematica come si deve bisogna avere di fronte a sé tante ore di tranquillità, di silenzio in cui non squillano i telefoni, non c'è qualcuno che viene a parlare, non ci sono gli studenti che chiedono udienza, eccetera, eccetera. Senza di quello non si potrebbe naturalmente pensare a lungo, scrivere. Come il silenzio del mondo accende la parola del sapere. Non necessariamente, però diciamo che è una condizione necessaria ma non sufficiente. Cioè senza silenzio è difficile farlo, anche se poi però ci sono persone che funzionano perfettamente nel frastuono. Per esempio c'è un grande matematico che si chiama Smale, una medaglia Fields addirittura, l'analogo del premio Nobel, che mi diceva che lui funziona benissimo negli aeroporti, per esempio sulle spiagge di Rio e così via. C'è un suo famoso articolo che si chiama appunto Sulle spiagge di Rio, dove lui racconta l'idea più brillante che gli è venuta. Quindi non necessariamente, credo che dipenda dai tipi psicologici o fisiologici delle persone. E da maestro di logica è appropriata il connubio montagna e silenzio? Beh, la logica con la montagna ha poco a che fare, credo, a meno che uno non voglia intenderla come metafora di scalare le vette del sapere. Il silenzio, come ho detto, invece sì, perché la logica fa parte della matematica e quindi anch'essa richiede, perlomeno per quelli che hanno quel genere di propensione, richiede concentrazione, duratura e dunque il silenzio la favorisce.